Settimana di fuoco per la Salernitana che si appresta ad affrontare l'esordio in campionato sul difficile campo del Venezia, una squadra neopromossa con grandi ambizioni. È per questo motivo che Bollini cerca di isolare i suoi uomini dalle voci di mercato che circolano in questi giorni. La concentrazione deve essere massima, lo sa anche la società che al momento non ha nel mirino conclusioni o accelerazioni di trattative, considerato che manca poco più di una settimana ancora alla chiusura del calciomercato. Ieri il tecnico ha intensificato la preparazione con una doppia seduta al Merirosi, con una buona notizia. Bernardini si è allenato regolarmente e farà parte dell'11 titolare sabato prossimo al Penso. Insieme a Vitale, anche lui alle prese con qualche problema muscolare in settimana. Capitolo mercato. La trattativa con Guberti, esperto esterno classe 84 del Perugia, subisce una frenata per la volontà di concentrarsi al momento esclusivamente sulla partita di sabato e anche per l'intromissione nella trattativa del Novara, che avrebbe alzato la posta con il calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Ricordiamo che la Salernitana sarebbe disposta al massimo a offrire un biennale a 120.000 euro netti a stagione. Per quanto riguarda Cacia c'è da sbaragliare una concorrenza assai agguerrita. L'ex Piacenza inoltre avrebbe chiesto garanzia circa il posto da titolare e la società non vuole che Bocalon, per il quale è stato fatto un investimento, si senta una seconda scelta.